Ecco, vediamo in questa inquadratura la moto da trial. Quindi vediamo in che cosa consistono le differenze nei confronti di una moto, per esempio, la sua parente stretta da enduro, oppure addirittura quella da motocross. Ora, innanzitutto c'è da dire questo, che il trial è una specialità, del fuoristrada, e quindi le moto da trial hanno alcune caratteristiche tecniche tutte particolari. Infatti, in confronto, appunto, come dicevo, le moto da fuoristrada che vengono usate nella regolarità o nel cross, le moto da trial risultano assai più minute come dimensioni. Il telaio, infatti, si nota subito, sembra più fragile in quanto i tubi sono di dimensioni ridotte, lo si può vedere per esempio nella triangolatura, subito sotto alla sella, la triangolatura centrale del telaio. E, dicevo, può sembrare più fragile, ma in effetti, diciamo, lo è anche in un certo qual modo. E comunque non si deve preoccupare, perché la moto da trial è costruita per sopportare sollecitazioni abbastanza rilevanti, addirittura violente, come quelle delle altre specialità. Certo è che se un telaio di una moto da trial si dovesse spezzare, non è tanto per la fragilità dello stesso, ma dovuto ad un cattivo uso che si è fatto del mezzo. Altre caratteristiche riguardano, per esempio, la culla sotto il motore. Questa è molto alta da terra, al fine di agevolare il superamento di ostacoli molto alti e senza urti, che, a parte il danno che potrebbero arrecare al telaio, sbilancierebbero il pilota e bloccherebbero quindi l'avanzamento della moto. Poi passiamo ad altri particolari, come la sella e il serbatoio. La sella e il serbatoio sono molto molto stretti, proprio per consentire un utilizzo migliore della moto. Infatti, la sella è utilizzata dal pilota solo nei trasferimenti su strada, e quindi non è necessario che questa sia particolarmente accogliente o di imbottita. E il serbatoio invece è molto assottigliato, specialmente nella parte centrale, è molto assottigliato proprio per consentire un perfetto assetto di guida, con le ginocchia molto strette che quasi si toccano, le ginocchia del pilota in certe situazioni particolari, proprio per avere un'aderenza ed una perfetta coesione con la moto. Poi si può dire ancora in merito ad una moto da trial, si può parlare del consumo. Il consumo durante le competizioni, logicamente, è assai limitato. Oltre a questo, la moto da trial non deve avere molto ingombro. Il tubo di scarico, l'ingresso del collettore subito al di sotto del serbatoio all'interno del telaio. Dicevo, appunto, lo scarico, sempre per favorire al massimo la libertà di movimento, è ubicato per una buona parte nella parte superiore del telaio. E alla fine, alla resa dei conti, soltanto il silenziatore finale è in vista. Queste soluzioni sono state adottate proprio per garantire una maggior maneggevolezza del mezzo, che è la prerogativa essenziale per la pratica del trial. Ora ci spostiamo dall'altra parte del mezzo per poter vedere come esce il silenziatore. Infatti, ecco, dicevamo del silenziatore, lo vediamo terminare proprio addirittura dietro l'ammortizzatore, e per il resto vediamo che è tutto incassato all'interno del telaio. Bene, cosa si può ancora dire della moto da trial? Dicevamo delle particolari caratteristiche. Tra le particolari caratteristiche, la più importante è la maneggevolezza. Bene, in quanto la moto da trial deve operare in condizioni abbastanza precarie e in situazioni di spazio ristretto, quindi il pilota è costretto ad operare delle manovre in condizioni sfavorevolissime.
Per questo, per poter girare in un fazzoletto, occorre che l'interasse, cioè la distanza tra i due perni delle ruote, quindi l'inquadratura in questo momento va bene così perché si possono notare i due perni, il perno della ruota posteriore e il perno della ruota anteriore. Quindi dicevamo che la distanza tra i due perni, quindi tra il centro della ruota posteriore e il centro della ruota anteriore, questa distanza deve essere molto corta, in quanto più corta in teoria, è sempre in teoria, più corta è la distanza tra i due perni delle ruote, quindi tra il centro della ruota posteriore e il centro della ruota anteriore, più facile risulta la manovra di inversione. Logicamente, se un interasse troppo stretto porterebbe altri inconvenienti, come ad esempio lo slittamento della ruota anteriore. L'avancorsa della moto da trial è molto corto, se confrontato logicamente con le altre moto da fuoristrada, tipo quelle da cross o da enduro. Infatti nel trial non occorre stabilità forte andatura, occorre invece che in curve a strettissimo raggio la ruota anteriore rimanga il più verticale possibile. Questo per avere una migliore aderenza. Il trial non deve essere innanzitutto uno sport esibizionistico, ma deve essere uno sport, ma è lo sport in particolare di chi ha molta pazienza, molta calma e di chi sa apprezzare le bellezze della natura, che con queste particolari moto possono raggiungere posti impensati, logicamente con un po' di pazienza, un po' di allenamento. Thank you.
Thank you.